Io, benvenuti. Oggi volevo parlare molto brevemente della Balance Patch che è stata appena rilasciata in versione preview. Questa patch ovviamente non è ancora in live, quindi vuol dire che non è ancora all'interno del gioco, ma è semplicemente una preview di quello che ci sarà, credo, la prossima settimana o qualcosa del genere. Quindi andremo velocemente a guardare la patch, a vedere che cosa è cambiato e soprattutto a cercare di capire che cosa significano tutte queste robe qua. Partiamo dall'Ascia, l'Ascia al Downlight che è stato nerfato. Increased Recovery Time significa che semplicemente ci vuole più tempo dopo che l'hai fatto per fare qualunque altra mossa, quindi il Downlight è sostanzialmente più lento ed è più facile che sia punito, nel caso lo schivi avrai più tempo per colpire l'avversario che ha buttato fuori il Downlight. E il Neutral Layer e il Down Air invece hanno Decrystallized Acceleration, che significa semplicemente che quando fai la mossa non puoi spostarti granché. Questo è il succo. Quindi l'Ashe è stata leggermente nerfata, neanche così tanto. Come al solito non sono molto, molto pro per i nerf sull'Ashe, dato che la uso, però non importa. Il martello, meglio che sia stato nerfato. Abbiamo il Neutral Layer, stessa cosa. Ti puoi muovere di meno facendo il Nair. Probabilmente queste due cose sono state fatte perché il Nair sia dell'ascia che del martello venivano utilizzati più come tool antiaereo per coprire anche gli orizzontali. Quindi era più utile fare Nair che Seir a volte, dato che il Nair copre 180 gradi sopra di te, quindi copre anche a lato. Quindi questo credo che sia per evitare che la gente faccia Nair troppe volte e faccia Seir troppo poco. Poi abbiamo Down Air, hitbox ridotte da 13 a 11, abbiamo Increased Recover Time da 3 a 4, vabbè, niente di che, semplicemente il Down Air ha meno spazio per colpire, quindi ha meno frame dove l'hit attivo. E ci metterà più tempo dopo che hai fatto per fare qualunque altra cosa, quindi questo è ottimo in realtà. E poi abbiamo Hammer Recovery che è stato aumentato da 10 a 12, quindi vuol dire che l'hit partirà leggermente dopo e è un pochino più lento. Katar abbiamo Neutral Layer con Decreased Recovery Time on Hit da 1 a 0. Questo significa che sono state buffate e abbiamo Increased Stun da 23 a 24, un leggero buff sul Neutral Layer. Quindi significa che dovreste essere in grado di fare più combo a partire dal Nair, e perché è stato aumentato lo stun e perché è stato ridotto il tempo in cui potete fare una mossa dopo aver fatto il Nair e aver hittato il nemico. E poi abbiamo il Down Air che è Decrease Recovery Time on Miss. For the ground condition, ok. Significa che quando il Down Air a terra abbiamo Recovery Time ridotto, quindi vuol dire che anche qui potete fare qualunque altra mossa subito dopo il Air. Poi abbiamo Orb Neutral Air, ridotto il danno da 14 a 12, nulla di che, semplicemente piccolissimo nerf che non cambia granché. La sidelight della Lance è stata cambiata. È stato cambiato la location del setup. Questo è un po' difficile da spiegare. In pratica, quando hitti con le mosse, quelle lì per startare una combo. Quelle mosse di solito portano sempre il nemico in una determinata posizione. A quanto pare questa posizione è stata cambiata. Non sono sicuro come, dove e perché, perché la patch, come ho detto prima, non è ancora in live. Però è stata cambiata e dovrebbe essere simile a Downlight the Gauntlet. Forza cambiata da 30 a 55, 0 variabile. E poi abbiamo il Neutral Layer che è stato leggermente potenziato, quindi buffato, dal punto di vista delle hitbox. Poi abbiamo il Neutral Layer della Sight. Quindi la falce hanno ridotto lo spazio per hittare da 6 a 5, piccolo nerf, e poi abbiamo un sacco di modifiche alle signature dei personaggi, quindi Neutral Blaster, Decreased Recovery Time da 25 a 20, e aumentata la forza, quindi è diventato meglio ed è più facile buttare fuori qualcos'altro dopo aver fatto la Neutral Sig. Nash è stato nerfato da 22 a 24, quindi ci vorrà più tempo per usare la Neutral Sig della Spear, così come la Neutral Sig dell'Hammer. Poi abbiamo Mordex con la Side Sig che ha ridotto la forza, quindi sarà meno forte, così come la D-Sig. Munin ha Increased Total Recover da 12 a 14, quindi nerf. Sì, in generale un sacco di nerf sulla Side Sig dell'arco.
nerf sulla downstick dell'arco e nerf sulla downstick della falce. In generale, nerf per quanto riguarda lo shottare il nemico, per quanto pare spingeva troppo via con le sue sig, quindi sono state tutte nerfate, almeno quelle che vedete qua, quindi downstick della sight, downstick dell'arco, sightstick dell'arco. Poi abbiamo Petra sightstick, è stato aumentato il charge time da 13 a 15, quindi significa che la puoi spammare molto meno velocemente. Questo probabilmente era dovuto al fatto che la gente utilizzava la sightstick come una mossa normale quasi con Petra, perché era così veloce che era praticamente impunibile se la facevi in determinate situazioni, quindi questo è ottimo, questo è un ottimo aggiornamento. Qui Nai dopo la Neutral Sig potrà muoversi molto più rapidamente, da 36 a 24 è tantissimo, è letteralmente un terzo. E questo non so come modificherà il gioco, però staremo a vedere. Side Rocket Lance, aumentato il momentum dal movement come dash. Ok, dopo la side sig, no. Credo che dopo il dash tu possa effettuare la sightseek più velocemente, più in fretta, qualcosa del genere. Comunque dovrebbe essere un buff. È un buff così minimo che non credo che sia necessario andare a discuterlo granché. E poi abbiamo Ulgrim. Handseek della Lance ora è più verticale e più consistente. Ok, il vostro personaggio si muoverà di meno in avanti durante il tempo in cui la mossa colpisce ed è ridotto il charge time da 11 a 10, quindi è un pochino più veloce. Inoltre la Downseek hanno ridotto il recovery time un misto da 25 a 22, quindi significa che se missi sei più veloce e riesci a muoverti più in fretta. Questo è un buff a Ulgrim, non so perché l'hanno fatto, a quanto pare era necessario, non lo so. E questo è tutto. Questo è tutto, sono abbastanza contento per il nerf sul martello perché è sempre necessario e ci vuole. Sono contento per il buff sulle catarse perché non vengono mai utilizzate perché sono un po' in una situazione un po' strana. E sono curioso di vedere come la Rocket Lance andrà con questo cambiamento, insomma.